meccanografico 4235/002, firma del consigliere Bertole Appendino, avente ad oggetto Ricci Crocetta, ancora non gira. Risponde l'assessore La Volta. Prego, assessore. Grazie presidente. Ringrazio gli interpellanti che riconosceranno che, contrariamente a quanto da loro affermato all'inizio di questo mandato, periodo nel quale affermavano che con l'introduzione del termovalorizzatore nella città di Torino l'amministrazione si sarebbe arresa all'incenerimento dei rifiuti, così non è stato, anzi questa amministrazione ha, dopo 5 anni, perché ricordo a me stesso che dal 2009 che eravamo fermi con l'estensione della metodologia di raccolta dei rifiuti sul nostro territorio con il domiciliare integrato, quindi col porta a porta, che invece questa amministrazione ha ripreso la raccolta dei rifiuti favorendo quindi un incremento della raccolta differenziata e quindi in netta contraddizione con quanto dicevano i consiglieri interpellanti proprio all'inizio di questo mandato. Comunque l'attivazione del quartiere Crocetta della raccolta differenziata porta a porta si è conclusa, così come tra l'altro già comunicato in più di un'occasione nel mese di maggio di quest'anno, del 2014, con il termine attivazione si intende l'avvenuta attività di comunicazione, la consegna dello starter kit, la consegna dei cassonetti condominiali, tranne che per i cittadini che non sono stati trovati in casa e per le situazioni in cui il condominio ha rifiutato di internalizzare i cassonetti, quindi c'è ancora un margine, diciamo, di azione sul quale ovviamente l'azienda è fortemente impegnata. Il ritiro dei cassonetti stradali è iniziato nel mese di giugno 2014, ovvero nel momento in cui tutti i cittadini disponevano dei nuovi cassonetti domiciliari. Tale ritiro si è concluso nel mese di settembre 2014, così come tra l'altro inizialmente ipotizzato. A meno di situazioni specifiche, quindi di cassonetti rifiutati, come dicevo, dove i condomini non intendono internalizzare le attrezzature, tutta l'area prevista dal progetto è stata coperta. A questo proposito, però, è bene ricordare che per il quartiere San Secondo il progetto, fin dall'inizio, prevedeva il solo potenziamento della raccolta stradale, oltre che l'inserimento della raccolta stradale dei rifiuti organici, attività che è stata svolta e conclusa tra giugno e luglio 2014. Nessuno di noi, né io né Amiat, aveva ipotizzato l'estensione del porta a porta a San Secondo, ma ci eravamo limitati al quadrilatero, più volte tra l'altro discusso nelle commissioni consigliari competenti. Il sistema di raccolta differenziata porta a porta va a incidere direttamente sulle abitudini degli utenti, imponendo un cambiamento di ruolo da passivo ad attivo, ovvio, e una maggiore responsabilizzazione in tema di rifiuti. Il passaggio non è scontato, sono necessarie diverse settimane affinché gli utenti si abituino al nuovo sistema. L'esperienza maturata dalla città dimostra che con il tempo ogni quartiere è in grado di utilizzarlo correttamente, le situazioni di disagio come gli abbandoni di rifiuti o la loro esportazione in altri quartieri vengono limitate a casi sporadici. Siamo, la città di Torino, insieme ad Amiat, comunque a disposizione per discutere di eventuali situazioni specifiche di condomini che non abbiano ancora ricevuto i cassonetti, a meno di specifici casi di espresso rifiuto in cui sarà necessario intervenire con i supporti del caso. Grazie. Grazie assessore, prego consigliere Bertola. Grazie, ringrazio per la risposta e forse dividerei le mie osservazioni in due parti, cioè la prima sulla polemica, non so se la chiamare così, comunque sulle osservazioni iniziali dell'assessore riguardo all'estensione, e sono ben contento che l'amministrazione abbia ricominciato a estendere il porta a porta. Devo dire che forse insomma tutto questo vantarsi dell'impegno dell'amministrazione quando l'estensione arriva per la prima volta al quarto anno di amministrazione, dopo 3 anni in cui non si è sostanzialmente espanso niente, per carità, mi sembra soltanto il minimo che si doveva fare, forse si sarebbe dovuto fare anche di più. Comunque ben venga, e tra l'altro colgo l'occasione allora per chiedere quale sarà il prossimo quartiere del 2015, cioè mi aspetto che, avendo ripreso e avendo anche votato il Consiglio Comunale una mozione in cui chiede ogni anno di estendere e guadagnare un 1,5% di raccolta differenziata tramite l'estensione del porta a porta,
mi aspetto che nel 2015 ci siano altri quartieri dopo Crocetta che verranno raggiunti dal servizio, quindi se l'assessore ha qualche osservazione già da fare o comunque vuole farla, sono qui per ascoltare. Riguardo invece al problema specifico di Ricci Crocetta, sono lieto di sapere che il progetto si considera concluso nei tempi, eccetera. Le segnalazioni però ricevute dai cittadini da noi e anche pubblicate sugli organi di stampa, sulle lettere, specchio dei tempi, eccetera, raccontano una cosa un po' diversa, cioè dicono che ci sono parti del quartiere dove ancora a settembre c'era l'immondizia abbandonata per strada perché non c'erano i cassonetti. Cioè, classicamente questo si è verificato anche in altre zone della città, il problema della plastica, perché i cittadini si aspettano di avere dei cassonetti della plastica, invece l'amministrazione insiste nel dire che non ci sono i cassonetti, se non per condomini particolarmente grandi, e quindi di mettere la plastica nei sacchi e lasciarla per strada. E certo questa distesa di sacchi di plastica messi sul marciapiede per i cittadini è un po' uno shock, cioè gli sembra e devo dire effettivamente forse non è la soluzione più igienica, più esteticamente sopportabile e così via. Quindi forse è anche questo aspetto che ha suscitato le proteste dei cittadini, però anche su questo forse una riflessione sulla disponibilità di cassonetti per la plastica condominiali, intendo per il porta a porta, si potrebbe sicuramente fare. E poi anche nella zona di San Secondo, ecco, io dalle mappe, dalle cose che ci sono state date, ricordo che è vero che nella parte a nord di Corso Sommaillé e a est di Corso Lomberto il progetto non era attivo, cioè si trattava semplicemente di mantenere il vecchio sistema con eventualmente l'organico. Però nella parte a sud di Corso Sommaillé, a cui si riferiscono anche le segnalazioni che a meno me sono arrivate, quella parte faceva pienamente parte dell'area di Ricci Crocetta, quindi lì ci dovrebbe essere porta a porta condominiale in tutte le case, tant'è vero che appunto sono arrivate segnalazioni di persone che hanno ricevuto il kit, però poi non hanno visto partire la raccolta, per cui mi fido adesso della risposta, quindi immagino che nel frattempo le cose siano state risolte, non so quanti siano questi condomini dove non si è trovata la soluzione per mettere i cassonetti, peraltro se il condominio non li vuole in cortile basta metterli per strada, come si fa in tanti condomini che non hanno il cortile, non hanno la possibilità di tenerli, per cui mettendoli in strada con la serratura si risolve il problema, quindi non ho ben capito qual è il problema dei condomini che non vogliono i cassonetti, nel senso che appunto la soluzione è a quel punto metterli per strada. Comunque voglio dire, adesso possiamo anche verificherò anch'io le segnalazioni per capire se nel frattempo, nel tempo passato tra la presentazione dell'interpellanza e la risposta si sono risolte, però diciamo che la sensazione che arriva al quartiere è che il progetto non sia proprio andato liscissimo. Poi per carità è anche normale, capisco che quando si introducono un nuovo servizio c'è un cambiamento abbastanza profondo delle abitudini e quindi le persone ci mettono un po' a abituarsi, si lamentino e così via, però effettivamente le segnalazioni ricevute sono state abbastanza significative. Comunque l'importante è che si risolva, quindi adesso per carità verificheremo appunto se sono risolte ed eventualmente torneremo alla carica chiedendo ulteriori spiegazioni. Grazie. Per una breve integrazione l'assessore Lavolta. No, più che integrazione ha posto delle ulteriori domande a cui credo valga la pena rispondere. L'introduzione del servizio domiciliare integrato nel quartiere Crocetta ha riguardato più di 20.000 utenti. Questo naturalmente vuol dire che più di 20.000 cittadini hanno visto progressivamente nel corso dei primi mesi del 2014 cambiare sostanzialmente le proprie abitudini. Io che ho vissuto quale cittadino ormai più di 10 anni fa nel quartiere Campidoglio la prima fase di estensione di questo servizio nella nostra città, posso testimoniare che un cambio di abitudini che necessita naturalmente un cambio di comportamento anche in ambito familiare e quindi impone ovviamente che il cittadino sia in qualche modo sensibilizzato e partecipe rispetto a un processo che non è immediato. Da questo punto di vista però la lettura che diamo noi dell'estensione del servizio porta a porta a Crocetta invece è assolutamente positiva. Invito però il consigliere a comunicarci e segnalarci se le segnalazioni e suggerimenti che sono arrivati allo stesso da parte dei cittadini in qualche modo possano trovare ancora oggi insoddisfazione, perché da quel punto di vista è nostro interesse, nostro dell'AMIAT naturalmente andare a risolvere puntualmente ogni singola situazione di difficoltà al fine proprio di mettere nelle condizioni i cittadini di poter svolgere serenamente questa attività. Per quanto riguarda l'estensione e più in generale, io dico, il piano di efficienza del sistema, del ciclo integrato dei rifiuti sul nostro territorio, come il consigliere sa, nelle prossime settimane ci saranno degli ulteriori approfondimenti nella commissione consigliare competente, già il 28 ottobre prossimo, in occasione della presentazione di un progetto che riguarda in particolare
la raccolta della carta, del cartone e il relativo potenziamento. Già in quell'occasione noi avremo modo di divulgare alcuni degli aspetti che caratterizzeranno il piano di efficienza di Amiat per quanto riguarda il 2015 e per quanto riguarda invece l'estensione del domiciliare integrato. Il consigliere sa benissimo che l'amministrazione sta lavorando perché si possa progressivamente estendere il servizio domiciliare integrato anche ai quartieri di Vanchiglia e San Salvario, non necessariamente in quest'ordine. Da questo punto di vista però rimanderei l'approfondimento, non solo perché non è oggetto dell'interpellanza, ma perché è oggetto di interlocuzione, discussione, approfondimento nella sesta commissione consigliare competente, in quella sede l'ulteriore approfondimento.